Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. È tantissimo tempo che non utilizzo il setting di dove è posizionata in questo momento la videocamera, e i più anziani del canale di voi sicuramente se lo ricorderanno. E ti raccomando, se sei uno di quelli, scrivimi qui sotto nei commenti in modo da farmi capire chi sono i miei follower più accaniti. Insomma ragazzi, però oggi, proprio perché ho voluto risfoderare questo setting, voglio riportare un video riguardante una vecchia playlist che ho aperto veramente tantissimo tempo fa, riguardante il desk setup di Pringy Luca. Quindi direi di non perderci assolutamente in chiacchiere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su tutti i miei social e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Oh, ed eccoci qui ragazzi. Allora, siamo passati senza lavalier perché andare in giro con 3000 cavi, il telefono in tasca, assolutamente non mi andava. E adesso andiamo a vedere tutto quello che è il mio desk setup. Come potete vedere, qui dietro c'è una zona, lì c'è tipo un deposito di migliaia di cose che dopo andremo a vedere, e qui al centro c'è il mio desk setup che, come potete vedere, ho fatto già da anni, è veramente stupendo. Ho cambiato la scrivania da poco, ma adesso l'andremo a vedere più nel dettaglio, quindi non perdiamoci in chiacchiere e passiamo a delle clip veramente girate ad hoc per andare a vedere il tutto. Ok, credo che prima di impazzire a girare tutte queste clip dettagliate nei minimi dettagli, devo andarvi a spiegare un po' tutto quello che c'è su questo scaffale. E come potete vedere, di roba ce n'è, e non è poca, anche perché continua anche qui sotto, che è la parte più interessante tra l'altro. Quindi passiamo a una visuale del genere. Beh ragazzi, qui sopra troviamo la mia collezione di borracce della Coca-Cola, che è veramente fighissima. Ci sono tantissimi prodotti, vi faccio vedere un po' più nel dettaglio. E per pulire tutto questo scaffale non vi dico cosa devo fare. Qui passiamo al reparto fotografico, videomaking e il tutto. Qui troviamo una semplicissima action cam con degli adattatori, degli accessori, il mio bellissimo DJI Phantom 3 Advance, una vecchia Super Color 1000 della Polaroid e delle vecchie macchine fotografiche che oramai non utilizzo più. Poi qui davanti, in questo bello spazio dedicato, trovate lei, la mia Sony Alpha 5100. Qui sotto è un angolo un po' particolare perché semplicemente ci sono dei prodotti che ho recensito che sono veramente fighi, tipo questo qui, e vi lascio il link qui in alto a destra, è uno dei miei primi video e ne vado veramente fierissimo. Qui c'è un prodotto che mi è arrivato proprio stamattina ed è molto interessante, un iPhone 4, un iPod, delle cuffie, e quindi insomma una cosa un po' più particolare. Qui c'è il reparto dedicato, vabbè, me e la mia ragazza, e qui sotto passiamo alla parte veramente interessante. Come potete vedere, questa è praticamente una centrale nucleare. Qui ci sono migliaia di cavi che dopo andiamo a vedere. Qui sotto c'è una scarpetta con tanti posti dove poter collegare veramente tantissime cose, come potete ben vedere. Questa è una semplice custodia della mia GoPro. Qui troviamo un centrale delle casse che ho sul mio desk setup, che in realtà dovrebbe andare lì al centro, ma assolutamente non mi va di crearmi ingombro sotto la scrivania. Qui abbiamo un subwoofer della Yamaha, tutto collegato a questo bellissimo Kenwood, che è un amplificatore, ragazzi, veramente fighissimo, con il separatore di segnale A e B, con regolatore di controllo tramite direzionale, gli input, insomma, veramente una cosa fighissima. Qui inoltre troviamo, vabbè, il telecomando del Kenwood. Qui me lo ritengo un po' una piattaforma di charging station per tutti i miei dispositivi, quindi qui sotto, tramite la scarpetta, ho dei cavi che mi escono lì dietro dove posso caricare i miei dispositivi. Qui ho un bridge Philips e uno switch Ethernet dove mi arriva tutta la linea e switch tramite tantissimi posti. Insomma ragazzi, questo luogo è veramente il must. Qui, come potete vedere, c'è un microfono della Shure che utilizzo per delle live che vorrei fare, un microfono abbastanza vecchio ma che funziona molto molto bene, con tutta una serie di cavi, insomma veramente fighissimo. Passando adesso sulla scrivania, da questo lato abbiamo il mio computer. Qui dietro inoltre non vi ho fatto vedere che c'è un softbox che mi va ad illuminare un po' tutto il soffitto della stanza, in modo da creare un po' di luce anche dall'alto. Come dicevo, qui c'è il mio computer in questo bellissimo nuovo case, e se vi siete persi il video della trasfusione ve lo lascio qui in alto nelle schede.
Qui ci sono tre bellissime Red Bull Organics, ma passiamo a una visuale un po' più carina per farvi vedere il tutto. Come vedete qui ci sono tre Red Bull Organics che stanno benissimo qui abbinate al mio computer, e qui troviamo una delle due casse, cassa ragazzi in legno che crea un audio spettacolare. Infatti i miei video sono registrati e sono ascoltati interamente con queste casse e riesco a ricevere un audio veramente perfetto. Qui c'è un vecchio salvadanaio che ho creato veramente agli inizi del canale, chi è del canale sicuramente lo conosce. Passando avanti abbiamo il mio mouse della Logitech, il G602, Drevo Calibur e il trackpad della Apple. Qui inoltre ci sono un N26, una Hype, piccolo spoiler di video che verrà qui fatto qui sul canale, piccola piantina dell'IKEA, pianta grassa che è veramente bellissima anch'essa, e Tommons, lampada che ha rivoluzionato il mio desk setup perché mi crea delle fasci di luce che ragazzi nei video sono veramente spettacolari. Altra cassa, e inoltre qui dietro posso andare ad accendere questi LED che all'interno del video crea un effetto veramente particolare. Passando qui ho due cover per il mio iPhone XS, qui una base di ricarica per il mio iPhone XS, insomma ragazzi è veramente completa, lì c'è il mio monitor ovviamente, televisione, e ragazzi è veramente fighissimo il tutto. Ok ragazzi, passiamo adesso nelle parti più brutte di ogni desk setup. La vecchiaia è una brutta cosa. Il tutto è molto difficile. Allora, qui c'è una semplice scarpetta dove ci sono collegate tutte le cose del mio desk setup, ma le cose principali stanno collegate lì dietro. Qui c'ho questa gamba, scusatemi per la poca luminosità, ma c'ho questa gamba dove ci vado ad appoggiare il mio portatile, e insomma ragazzi mi dà la possibilità di collegare veramente il tutto e appoggiarlo qui sotto veramente in maniera super comoda. Come potete vedere il cable management non è perfetto in questo momento, solo perché voglio portare un altro video dedicato, questo era solo di ripresentazione del mio desk setup aggiornato, che come potete vedere qui c'ho due gambe singole e da quest'altro lato c'ho questo treppiedi, ma dato che mi crea un po' di pancia sotto questo pannello a specchio, voglio, ovvero sono andato a comprare lei, che è una terza gamba da posizionare al centro, e quindi dovrò rifare assolutamente tutto il cable management. Ma adesso passiamo alla parte qui, che è la parte che credo vi abbia incuriosito più di tutte. Ok, ci siamo. Come potete vedere, eccolo qui. Quest'angolo è dove io faccio le foto per Instagram e alcune clip per questo canale. Ho posizionato a terra questo parquet, vi faccio vedere in maniera un po' più semplice e dettagliata. Ho posizionato a terra, come vi dicevo, questa 4-5 fasce di parquet. Lì ci sono cavalletti e cose che sposto quando vado a realizzare le mie foto. Qui c'è il mio basso e ragazzi veramente mi dà la possibilità di creare delle foto con degli effetti veramente stupendi. Come avete visto sicuramente l'unboxing anche di quel gioiellino lì, l'ho realizzato tramite questa piattaforma che c'ho qui, e ragazzi è veramente fighissimo. Vi lascerò qualche clip sicuramente in modo, oppure già ve l'ho lasciata, per farvi vedere come posiziono cavalletto, luci eccetera eccetera. Ma insomma, questo è fighissimo. Gli aggiornamenti che sono previsti adesso per il mio desk setup sono rifare il cable management che è qui sotto, prendere una cassettiera singola qui, tipo quella Alexa ma leggermente più piccola da posizionare qui, e poggiarci sopra il mio computer in modo da liberarmi un po' di spazio sulla scrivania. E niente, praticamente nient'altro, a parte qualche dispositivo e periferica, che però trovate il link della mia lista di desideri qui sotto in descrizione. Ragazzi, il mio desk setup lo ritengo abbastanza completo. Monitor sicuramente è da cambiare, voglio cambiarlo, ho il desiderio di farlo e quindi lo farò nel più breve tempo possibile. Ma direi che è tutto. Il mio desk setup credo che sia praticamente completo, spero di avervelo illustrato al migliore dei modi, e passiamo a me per la chiusura. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato vi raccomando lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi su tutte le mie pagine social. Vi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di tutto l'aggiornamento del mio desk setup. Vi ricordo che qui nelle schede vi ho lasciato il link ai miei vecchi desk setup, quindi io non posso far altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo mercoledì prossimo sempre qui sul mio canale YouTube.